Purtroppo ieri vi ho dato un'indicazione errata perché non sapevo che fosse cambiata la procedura, visto che abbiamo cambiato il sito della società. Quindi per scaricare il materiale, l'urlo giusto è questo, quindi lo lascerei un attimo lì, in modo che tutti lo possano vedere. E poi al limite lo mando anche a Nicola Iacobone, perché se qualcuno magari se l'è perso lo può recuperare. E io ho finito il webinar, mando comunque le slide a chi poi le carica, e quindi penso che, salvo problemi tecnici, già nel pomeriggio dovreste averle a disposizione. Sì, Quindi le giriamo ai partecipanti quando le riceviamo. cancello. Sì, no, ma tutti i partecipanti ci entrano e si iscrivono e si ricevono le loro robe. Cioè il concetto è che Perfetto. basta che una persona si iscriva alla newsletter e dopodiché, gli arriverà sia le slide che l'ebook. Il problema è che ieri ho dato un altro URL che era quello del sito vecchio, ma io non sapevo che avessero cambiato l'URL per iscriversi alla newsletter sul sito nuovo, tutto lì. Quindi magari lo lascio ancora qualche secondo. E questa è la modalità per scaricare il materiale. Ok, allora, intanto che appunto tengo ancora la videata perché così tutti la possono fotografare, copiare, fare uno stampa video, quello che vogliono, riprendo un pochino i contenuti, dove siamo arrivati ieri, in modo da lanciare anche il webinar di oggi. Sostanzialmente ieri abbiamo, nella parte, diciamo, seconda del nostro incontro, lavorato molto sul piano esecutivo di gestione e abbiamo approfondito le modalità logiche e tecniche per la redazione degli obiettivi esecutivi. Sostanzialmente questo è quello che abbiamo fatto. Per chiudere la parte relativa alla programmazione e poi passare a alcuni elementi importanti dei sistemi di valutazione, che cosa ci manca? Ci manca di vedere dentro sempre al piano esecutivo quali sono gli elementi importanti della performance organizzativa e quindi non più della performance individuale legata agli obiettivi esecutivi. E quindi il primo step sarà proprio questo, ci concentriamo su come scrivere la performance organizzativa all'interno di un piano esecutivo. Fatto questo, passeremo al DUP con anche un paio di esempi di come scrivere gli obiettivi operativi triennali di DUP e gli obiettivi strategici quinquennali di DUP e chiuderemo con un breve cenno a un programma di mandato di un sindaco. Pochissime slide di riferimento e poi vi farò vedere il programma di mandato strutturato in modo funzionale con la trascrizione all'interno del documento unico di programmazione. Quindi chiuderemo la parte sulla programmazione ancora con un esempio, in modo che alla fine voi abbiate di fatto questo tipo di esemplificazioni. Per il PEG, l'esempio di come scrivere l'obiettivo esecutivo e fare l'indicatore. E l'esempio di come scrivere una performance organizzativa legata ai servizi erogati e una performance organizzativa di ente nel suo complesso. Per il DUP, esempi su obiettivi operativi e obiettivi strategici, e per il programma di mandato, un programma di mandato completo da vedere. Quindi, in questo modo dovremo avere sia delle nozioni di carattere più metodologico che anche delle esemplificazioni che possiamo. Eravamo arrivati qui sostanzialmente. Ieri abbiamo dato la definizione, la finalità e la struttura e il contenuto del PEG e la tempistica del PEG e oggi, e dopo aver visto anche gli obiettivi esecutivi di PEG, oggi entriamo nel come rappresentare la performance organizzativa. Quindi andiamo a chiudere questo importante strumento. E vediamo perciò il primo punto. La performance organizzativa, la legge dice che si può leggere a più livelli, in buona sostanza potremmo dire a due livelli, anche se poi si può anche andare un pochino più a fondo, anche se è molto raro vederlo. Un primo livello è una lettura della performance organizzativa a livello di ente, un secondo livello è una lettura, della performance organizzativa dentro le direzioni, i settori, le aree, come vogliamo chiamarle, che si può ad esempio agganciare ai servizi erogati. E da questo punto di vista direi, può essere interessante iniziare a dire subito una cosa. Il mio consiglio è questo. Per quanto riguarda gli obiettivi esecutivi individuali, naturalmente è bene scrivere obiettivi con indicatori e target. Per quanto riguarda la performance organizzativa, sia di ente che di servizio erogato,
probabilmente può essere meglio limitarsi a una batteria di indicatori con i loro target, perché questo ha un duplice vantaggio. È un pochino meno difficile scrivere un indicatore con il suo target che scrivere un obiettivo con l'indicatore e il target, sicuramente. In più, una batteria di indicatori di performance organizzativa può essere mantenuta relativamente stabile nel tempo e garantire sostanzialmente dei trend storici da questo punto di vista. L'obiettivo esecutivo individuale cambia di anno in anno, al più è un obiettivo che si fa anche su 2 anni o addirittura anche su 3 anni, però lo spacchetto anno per anno e quello che è il primo anno è diverso da quello che è il secondo anno, è diverso da quello che è il terzo anno. Mentre una performance organizzativa di ente e una performance organizzativa di servizio, agganciandosi in qualche modo, poi lo vedremo anche a degli standard, tutto sommato non ha molto senso che venga scritta in termini di obiettivi che cambiano di anno in anno. È molto più logico, anche molto più semplice scrivere degli indicatori, poi vedremo degli esempi ovviamente, a cui associo dei target e a più cambi target di anno in anno, ma l'indicatore rimane quello, rimane fisso l'indicatore e l'altezza dell'asticella potrebbe aumentare e diminuire a seconda delle contingenze. Quindi l'indicazione di carattere più generale che volevo darvi, come già anche la slide che faceva sintesi di tutto il PEG, è: obiettivi esecutivi si rappresentano con obiettivi, indicatori e target, la performance di ente, la performance di servizio erogato si rappresenta solo con indicatori e target. Soluzione piuttosto snella e che ci garantisce, secondo me, una praticabilità. E quindi entriamo subito nella performance organizzativa a livello di ente, che è una cosa un po' più difficile da capire, perché cos'è un obiettivo individuale lo sappiamo dal 96, col nuovo contratto della dirigenza si è iniziato davvero, insieme anche al fatto che poi il decreto 77-95 ha introdotto il PEG, si è iniziato davvero a scrivere degli obiettivi individuali, allora chiamati obiettivi di gestione, oggi obiettivi esecutivi. Mentre qui si parla di una cosa un po' diversa, un po' più astratta, perché non ci riguarda immediatamente in modo diretto. Che cosa ci dice sostanzialmente la funzione pubblica per aiutarci a iniziare a ragionare sulla performance organizzativa dell'ente? Ci dà una circolare che è uscita abbastanza da poco tempo, che definisce degli indicatori comuni per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche. E questa circolare è del dicembre 2019 e dà una esemplificazione di indicatori che riguardano sostanzialmente queste tematiche: le risorse umane, gli approvvigionamenti, gli immobili, le risorse informatiche, la digitalizzazione, la comunicazione e la trasparenza. Connessi a queste tematiche vengono forniti alcuni indicatori, poi vi farò un paio di esempi, che la funzione pubblica dice per le amministrazioni centrali di considerare, di mettere facoltativamente a performance, ma comunque di rilevare, perché poi vanno mandati alla funzione pubblica per garantire un'azione di confronto orizzontale tra le amministrazioni centrali, quindi un'azione di benchmarking. Noi ovviamente siamo un ente locale, siamo sfiorati da tutto questo, però è interessante vederlo perché qualche spunto ce lo dà. Quello che a me per esempio colpisce molto e trovo molto curioso è che tra gli indicatori comuni vengano messi indicatori di tipi variegati, tipici delle funzioni di supporto, se vogliamo, no? Risorse umane, approvvigionamento, immobili, informatica, digitalizzazione, comunicazione, trasparenza sono funzioni di supporto, ma viene completamente dimenticato il tema degli indicatori di bilancio. Questo lascia un po' perplesso, perché invece se andiamo a vedere esperienze di enti locali, molto spesso tra gli indicatori di performance organizzativa dell'ente gli indicatori di bilancio sono tra i più utilizzati, anche per un motivo molto semplice: li abbiamo già perché li dobbiamo fare, il bilancio ce l'abbiamo, parametri di bilancio per legge li rileviamo, quindi è evidente che con pochissimo sforzo posso anche darmi degli indicatori, dei target di performance organizzativa legati al bilancio. Per vedere un estratto di questa circolare vi faccio vedere un paio di indicatori. Poi sul merito dell'indicatore si può discutere a lungo, però intanto vediamo di cosa si tratta. Per esempio ti dicono il numero totale di accessi unici al portale istituzionale sui giorni dell'anno. L'indicatore misura il numero di accessi medi giornalieri al portale
istituzionale. Questo vuol dire sostanzialmente il grado di consultazione del portale istituzionale, e questo è un indicatore proposto che vorrebbe far ragionare sulla performance organizzativa della comunicazione istituzionale attraverso il sito, tenuto conto che chiaramente il portale istituzionale è uno degli strumenti, quindi probabilmente è un indicatore un po' relativo, un po' debole, però può avere un certo interesse. Più interessante a mio avviso, e io questo ad esempio lo uso, è il grado di trasparenza, e qui la funzione pubblica ci propone un indicatore che dice: dato la griglia di attestazione, che peraltro deve chiudersi tra un paio di giorni, il 31 di luglio, in cui vengono diciamo enucleati alcuni obblighi di trasparenza del decreto 33 sulla trasparenza, e dato il punteggio massimo potenziale che io posso prendere relativamente alla pubblicazione di queste informazioni obbligatorie, io cosa faccio? Vado a dire: se il punteggio massimo potenziale è 300, io non ho fatto il massimo, ho preso 250, quindi faccio 250 su 300, quello è il grado di trasparenza dell'amministrazione. È chiaro che questo è anche qui una cosa che vede un pezzo del tutto, però può essere interessante perché ci stimola a mettere a posto il sito e a costruire bene amministrazione trasparente, e ci aiuta in sede di attestazione come OIV o come nucleo di valutazione sostanzialmente a far sì che le amministrazioni costruiscano appunto la sezione amministrazione trasparente al meglio, perché questa poi diventa legata alla performance. Questi, ripeto, sono due esempi dei non tantissimi esempi che fa il Dipartimento a funzione pubblica per questi indicatori comuni sulle funzioni trasversali che potrebbero essere utilizzati anche dal punto di vista, diciamo, della performance organizzativa di ente, perché sono di carattere generale. Perché sono di carattere generale? Perché il portale istituzionale io lo vado a verificare per qualsiasi argomento, e quindi impatta su tutte le direzioni dell'ente, e allo stesso modo in amministrazione trasparente ci sono informazioni che sono sì specifiche, pensiamo anche, non so, alle informazioni ambientali, è chiaro che riguardano solo l'ambiente, però per esempio attività e procedimenti, i procedimenti riguardano tutte le direzioni di un ente, quindi da questo punto di vista ci sono anche molte informazioni trasversali che possono essere ben utilizzate per mappare una performance organizzativa generale a livello di ente. Queste, quindi, vi dicevo, sono indicatori che la funzione pubblica ci dà come spunto per provare a capire cosa sia la performance organizzativa di ente, cioè non obiettivi governabili direttamente dal singolo dirigente, ma obiettivi che si raggiungono se tutti lavorano nella direzione comune e portano a casa un risultato che è, diciamo, trasversale rispetto all'azione del singolo. Mi piaceva farvi anche vedere un esempio, perché questo non è un esempio, questa è proprio la circolare. E qui ho preso un'azienda speciale pubblica, un ambito territoriale ottimale dell'acqua, della provincia di Monza e Brianza, che ha fatto, diciamo, alcuni indicatori che usa come performance appunto generale organizzativa dell'ente. Ha integrato sostanzialmente quelli della funzione pubblica, vedete che ha definito alcuni indicatori sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale, in particolare può essere interessante il tempo di pagamento delle fatture, con numero giorni massimi per il pagamento 25, si è dato questo tipo di target. Poi ha fatto degli indicatori, invece, riprendendo in parte la funzione pubblica, integrandola comunque su una tematica prevista dalla funzione pubblica, sulla gestione delle risorse umane, per esempio ne ha fatto uno sul grado di copertura delle attività formative dedicate al personale, per garantire al personale una copertura importante, diciamo, dei percorsi formativi. Poi ha ripreso in toto un indicatore a funzione pubblica sul grado di copertura delle procedure di valutazione del personale, quindi qui per stimolare il fatto che si faccia a tutti un colloquio di valutazione. Qui chiaramente è un'azienda che è facilitata perché è un'azienda di dimensioni piccole, però l'idea di valorizzare in questo tipo di organizzazione non una consegna a brevi mano informatizzata dalla scheda, ma un vero e proprio colloquio, qui ha sicuramente un senso, e quindi si vuole garantire che si facciano tutti i colloqui, e questo lo si mette in premialità. E questo è un altro esempio. Ancora sugli approvvigionamenti, l'idea è di stimolare
il ricorso a convenzioni Consip e all'acquisto al mercato elettronico, e infatti qui si parla del 90% degli affidamenti come target. Sulla informatizzazione e digitalizzazione i ragionamenti sono sulla dematerializzazione dei procedimenti, anche questo è un tema piuttosto trasversale, e l'uso di comunicazione tramite domicili digitali, anche qui al 95%, ad esempio tramite la PEC. E sulla comunicazione e trasparenza, anche qui vedete abbiamo la consultazione del portale, ripresa di fatto dalla funzione pubblica, la consultazione, questa è interessante, della sezione amministrazione trasparente, cioè non solo andare a vedere quante persone vanno sul portale istituzionale dell'azienda, ma anche andare a vedere, visto che si parla di comunicazione e trasparenza, quante persone giornalmente, mediamente vanno a consultare amministrazione trasparente, quindi una sezione del portale istituzionale. E poi, ripreso completamente l'indicatore della funzione pubblica, c'è cioè il grado di trasparenza dell'amministrazione. Ecco, questo è un esempio, ovviamente, non è l'esempio, è un esempio, però ci dà un pochino l'idea di cosa si tratta quando si va a parlare di diciamo performance organizzativa a livello di ente. Cioè indicatori sufficientemente trasversali a tutti, indicatori che hanno bisogno della collaborazione di tutti per essere raggiunti, con l'idea del legislatore che una performance organizzativa importante, e quindi con un peso significativo in chiave di poi di valutazione, possa stimolare la collaborazione. Perché è chiaro che se un dirigente non tira nella direzione giusta, fa perdere soldi ai colleghi dirigenti, e quindi si scatena un meccanismo di controllo sociale da un lato, ma anche di collaborazione dall'altro, che porta i dirigenti a remare dalla stessa parte e a cercare di stare molto attenti su questi indicatori, perché un conto è non faccio il mio obiettivo, perdo i miei soldi, un conto è mino alle basi alcuni di questi target di performance organizzativa e ci perdono tutti. Quindi il legislatore ha cercato di fare questo tipo di passaggio. Perché lo ha fatto? Perché si è accorto che la performance individuale spesso è raggiunta al 100%, per il motivo che purtroppo dicevamo anche ieri, perché spesso gli obiettivi sono molto scritti in maniera autoreferenziale, spesso non sono letti da chi dovrebbe leggerli e quindi sono facilmente raggiungibili. Quindi questo è un problema sicuramente significativo. Quindi ecco, spero di avervi dato un minimo di chiarezza di che cosa possa essere nella pratica la performance organizzativa da mettere nel piano esecutivo di gestione, sia per quel che dice la funzione pubblica con la sua circolare orientativa, poi se uno è interessato si legge le linee guida della funzione pubblica che approfondiscono tanto il tema della performance organizzativa, che trovate tutte e cinque sul sito della funzione pubblica. Però in questa sede secondo me è più utile vedere degli esempi, provare appunto a guardare delle casistiche che certamente hanno il difetto della non completezza e della non metodologia illuminata, però hanno il grosso pregio di essere state fatte, deliberate, portate avanti e usate anche poi per la valutazione. Quindi questo, diciamo, è lo step di cui parlavamo ieri relativamente alla performance organizzativa di ente. L'altro livello, e questa è una scelta, poi io credo che sia opportuno legare la performance organizzativa, non quella di ente, ai servizi erogati, perché comunque i servizi erogati sono una cosa molto concreta. I servizi erogati possono avere già degli standard per la carta dei servizi, i servizi erogati comunque sono rivolti agli utenti, e quindi penso che possa essere molto interessante, invece che inventarsi cose difficili e complicate, lavorare su questo. E allora anche qui l'idea potrebbe essere, data la performance organizzativa complessiva a livello di ente, che potrebbe essere monitorata con gli indicatori che abbiamo appena visto, vediamo invece cosa si potrebbe fare per la performance organizzativa dentro le direzioni, le aree, i settori, come vogliamo chiamarle, legate ai singoli servizi erogati. Anche qui, come vi dicevo, il consiglio è usare indicatori e target e non fare obiettivi per i motivi detti precedentemente. Allora, riprendiamo per continuità rispetto a ieri il nostro esempio sul servizio microscopico e cimiteriale. Vediamo, questi erano i quattro servizi erogati dall'unità organizzativa che se ne occupa in questo comune, strettamente correlati al programma 9 di bilancio di DUP e alla missione 12 di bilancio di DUP, e quindi scritti avendo ben chiaro qual è il glossario missioni e programmi
di Arconet del Ministero Economia e Finanza. Questi sono, diciamo, i loro servizi. Ho provato a prendere proprio la carta dei servizi di questo ente e agganciare al servizio erogato sepoltura alcuni elementi interessanti che possono, diciamo, definire dei target di performance organizzativa di servizio. Allora uno potrebbe dire un elemento accessorio della sepoltura è l'inumazione. Che cos'è? È la sepoltura tradizionale del feretro nella nuda terra. Bene, l'indicatore qual è? Qual è il momento di erogazione al termine della cerimonia funebre? Questo è un impegno che l'ente si prende e dice: l'inumazione la faccio immediatamente finita la cerimonia funebre. Questo è un target di performance organizzativa di servizio erogato. Allo stesso modo, un altro elemento accessorio della sepoltura è la tumulazione. La descrizione è seppellimento del feretro in un loculo, quando viene erogato al termine della cerimonia funebre o alla data concordata con i familiari. Quindi c'è una duplicità di scelta rispetto a questo servizio da parte dell'utente che si mette d'accordo con il comune. Ecco, questo piccolo esempio ci dà l'idea di come anche uno strumento diverso, tipico della comunicazione e della relazione con gli utenti, che è la carta dei servizi, potrebbe essere utilmente integrato in chiave di performance, perché se io sento molti rumori, sento parlare sotto, c'è ancora qualche microfono aperto. Quindi, ok, dicevo, proprio la carta dei servizi, se io ce l'ho e se ho degli standard, e questi sono standard della carta portati a target, perché io dico lo standard lo metto a target perché diventa elemento premiale con la performance. Ecco, questo potrebbe essere una cosa molto interessante, cioè cosa ci fa capire? Ci fa capire un messaggio che ho cercato di dare sin da ieri, che sostanzialmente ci dice: la programmazione non può essere una cosa diversa dalla contabilità. Certo, sono due materie differenti, ma vanno sinergizzate. E infatti, cosa abbiamo fatto? Stiamo cercando piano piano di far sì che il PEC, il DUP si colleghino bene al bilancio di previsione. Abbiamo anche capito che la programmazione non è che non c'entri niente con l'organizzazione. Infatti abbiamo detto che gli obiettivi possono agganciarci ai servizi erogati e questi target di performance organizzativa di servizio si agganciano ai servizi erogati. Abbiamo però anche detto che l'organizzazione deve guardare al glossario missioni programmi, che è vero che è fatto per motivi contabili, ma di fatto è una declaratoria di ciò che organizzativamente si fa. Quindi qual è la difficoltà di tutto quello che stiamo dicendo oggi e ieri? Che non sono materie settoriali, sono materie assolutamente trasversali che hanno bisogno di una visione sistemica e che hanno bisogno di una capacità di relazione tra chi se ne occupa notevole, in modo da integrare gli strumenti. Ecco, questo è molto importante dirlo. Però tornando a noi, il nostro servizio erogato sepoltura, che non è dei più allegri, mi rendo conto, però devo dire che tra le migliori carte di servizi che ci sono in giro, quasi sempre quelle cimiteriali sono quelle fatte meglio e hanno standard ben definiti. Diciamo, ci fa proprio capire che cosa potrebbe essere una performance organizzativa di servizio. Ma facciamo un esempio diverso. Sempre per provare a dire, non mi devo inventare indicatori, ma se ho la carta uso questi. Ma facciamo un altro esempio. Se io sono la ragioneria, io ho un regolamento di contabilità che detta i tempi delle fasi della spesa, per esempio. Entro quanti giorni si deve fare una cosa o quell'altra. Allora, questi tempi dettati dal regolamento, strumento molto autorevole, approvato dal Consiglio Comunale, possono benissimo diventare dei target di performance organizzativa per quanto riguarda il servizio di gestione delle fasi della spesa. Quindi il gioco qual è quando costruisco un sistema di programmazione che deve avere dentro anche della performance organizzativa dei servizi? Provare a vedere se ci sono già strumenti che mi danno delle informazioni utili, perché è molto facile che nell'ente si recuperi tantissimo e questo tantissimo mi permetta in modo relativamente semplice, ovviamente relativamente, qui stiamo sempre parlando di un comune gigantesco, quindi
comunque più semplice che fare in un modo diverso, perché questo lo recupero dalla carta dei servizi, questo lo recupero dal regolamento, magari ho dei procedimenti di autorizzazione, beh, ho una bella mappatura dei procedimenti che ho fatto perché me lo chiede amministrazione trasparente, oppure che ho fatto perché ho una tradizione di mappatura dei procedimenti seria. Allora, mappando i procedimenti sono, ci sono dei tempi, questi tempi potrei metterli a target, soprattutto se magari sono un po' più veloci di quelli di legge, ma non vado a inventarmi niente, ho già mappato i procedimenti, li faccio diventare degli target relativamente al servizio erogato autorizzazione X. Ok? Quindi questo è un po' il messaggio che vorrei darvi. Quindi abbiamo visto che per la performance organizzativa di ente ci possiamo rifare la funzione pubblica, anche all'esempio dell'atto di Monza Brianza che vi ho citato. Per la performance organizzativa di servizio erogato possiamo andare a prendere le carte dei servizi, i regolamenti, i procedimenti, tutto quello che ci serve. Naturalmente qual è il tema? Se voglio fare la performance organizzativa sui servizi erogati, devo avere una mappatura dei servizi erogati, cioè devo sapere in modo formalizzato che servizi erogati eroga il comune. E non sempre è una cosa così facile da sapere, così strutturata, così ben definita. Però è chiaro che questo potrebbe anche essere una modalità interessante, diciamo, per migliorare la lettura organizzativa dell'ente. Teniamo conto anche di un'altra cosa che penso che possa molto interessare gli operatori del comune. Quando io vado a definire lo standard che l'inumazione la faccio al termine della cerimonia funebre, non sto facendo una cosa innovativa magari. Magari è sempre stato così. Però il nuovo contratto e anche tutte le logiche del performance management legate alla performance organizzativa non mi dicono che necessariamente la performance organizzativa deve essere un miglioramento. Certo, gli obiettivi individuali sì, o quantomeno un mantenimento con meno risorse, ma per quanto riguarda gli standard e i correlati target dei servizi erogati da mettere in performance organizzativa dei servizi erogati stessi, io posso anche dire l'anno scorso quando la facevi l'inumazione, al termine della cerimonia funebre, quest'anno così va ancora bene? Sì, certo che va bene, perché il bisogno è quello e dobbiamo farlo subito. Perfetto, io ribadisco il target e su questa cosa che è in continuità riesco comunque a pagare della premialità. Questo è un passaggio culturale del legislatore molto interessante, perché si è accorto che stressare troppo l'innovazione è pericoloso. Cioè è giusto che gli obiettivi individuali dei dirigenti siano qualcosa di innovativo, questo sì. Ma dobbiamo anche ricordarci che c'è una massa enorme di lavoro fatto dagli enti e di spesa correlata che in realtà non innova niente, ma fa cose importantissime e che soddisfano benissimo i bisogni. Questo è un concetto su cui tutti dobbiamo riflettere bene. Se per assurdo io dovessi sempre innovare per prendere il premio, che cosa faccio come dipendente pubblico? Innovo, non è un problema. Perché? Perché non so, i miei 1000 euro di premio mi servono e quindi innovo. Dopodiché l'innovazione non serve all'utente, non importa. Tanto ho innovato e prendo il premio, ma è un comportamento organizzativo assolutamente logico, lo farei anch'io. Perché questo è molto pericoloso nella pubblica amministrazione? Perché nel privato, se tu generi un'innovazione che il cliente non capisce, non vuole, non gli interessa, questa innovazione ti comporta due cose. Siccome un'innovazione costa, o tu lasci fermo il prezzo e ti erodi il margine e quindi come impresa guadagni di meno, o tu aumenti i prezzi, perché chiaramente vuoi lo stesso margine di prima ma hai messo costi per un'innovazione. Se l'innovazione non è considerata dall'utente, non è capita, non è apprezzata e l'utente vede il prezzo aumentato, l'utente abbandona il prodotto. L'impresa lo capisce e può al limite tornare indietro. Nel pubblico questo non succede. Se io faccio cose inutili su tanti servizi che il cliente di fatto non paga, o se paga, paga una tariffa che è lontanissima dal concetto di prezzo, io spreco e continuo a sprecare per dare cose per l'utente inutili, non percepite, non gradite, o magari neanche viste, appunto. Allora, questo è molto pericoloso, sono errori dei sistemi di premialità che chi si è mosso 50-60 anni prima di noi ha già vissuto. È abbastanza interessante che il legislatore finalmente se ne sia accorto, perché oltretutto noi dobbiamo sempre tener conto di che situazione contingente stiamo vivendo. È molto difficile
fare eclatanti innovazioni in scarsità di risorse. Quindi già cerchiamo di fare qualche obiettivo individuale che può essere innovativo, ma è molto interessante, a mio avviso, usare gli standard dei servizi per pagare il mantenimento intelligente. Cos'è il mantenimento intelligente? Qualcosa che erogo e che serve agli utenti, e non serve di più, perché gli utenti così va bene. Questo credo sia molto importante, anche per un'altra struttura, perché se io sono un settore che ha fatto sempre molto molto bene e si è spinto molto avanti con la sua performance, la qualità delle cose che fa, per assurdo faccio fatica a premiarlo perché più di un tot non si riesce a fare, allora cosa faccio? Lo penalizzo? Mentre un settore che è sempre andato male ha margini di miglioramento enormi, allora quello lo premio con più facilità. No, se uno ha sempre fatto bene e a questo punto non serve fare ancora meglio, lo premio perché ha un alto livello di performance. No, non c'è dubbio. Ecco, spero sia chiaro questo ragionamento, perché al di là delle tecnicalità degli indicatori c'è proprio una filosofia che secondo me era sbagliata nell'associare la premialità all'innovazione to cure, perché l'innovazione deve servire. Vi faccio un altro piccolo esempio. Io ho visto in alcuni enti degli indicatori di innovazione, ma non ha senso, cioè l'innovazione non è un fine, l'innovazione è un mezzo. Io non innovo per innovare, innovo se c'è bisogno, e quindi per esempio faccio una razionalizzazione di un processo per arrivare in tempi più brevi a soddisfare un bisogno. Se questo serve all'utente, l'innovazione serve, ma l'innovazione fine a se stesso è uno spreco. Quindi è anche importante pagare il mantenimento. Ecco, spero che questo concetto sia chiaro, perché l'ho fatta anche un po' lunga, ma è un concetto che valorizza sostanzialmente chi insomma tiene botta su cose che ha sempre fatto, che vanno bene, sono utili per i bisogni e che comunque vanno premiate, e gli standard e i target sui servizi erogati possono essere uno strumento molto utile. Ecco, magari mi fermo un secondo se per caso c'è qualche domanda su questo, che è un tema un po' delicato, e per prendere fiato io e anche voi, però diciamo il concetto è proprio questo, cioè abbiamo un po' chiuso il cerchio, abbiamo visto gli obiettivi individuali del piano esecutivo di gestione, abbiamo visto che questi obiettivi individuali hanno bisogno di un indicatore, di un target, abbiamo visto che questi possono essere certamente connessi a innovazione, obiettivi più sfidanti e quant'altro. Abbiamo visto una performance di ente che può far riferimento anche agli indicatori della funzione pubblica, ma non solo, e abbiamo visto una performance di servizio erogato che può recuperare i nostri standard delle carte, i nostri regolamenti e quant'altro, e che potrebbe anche premiare il mantenimento nel momento in cui il mantenimento dimostra che sia confacente ai bisogni dell'utente. Naturalmente può anche premiare il miglioramento, perché se io faccio meglio l'anno prima, a maggior ragione. Ecco. Quindi magari mi fermo appunto quei 10-20 secondi e ditemi voi se c'è qualche domanda, qualche dubbio. Allora, il documento unico di programmazione, quindi facciamo un salto nel nostro livello concettuale. Per adesso abbiamo parlato di una cosa che riguarda sostanzialmente la giunta, i dirigenti, le PO, poi i dipendenti, quindi qualcosa che ci fa dare gli indirizzi, e poi questi indirizzi vengono trasposti in gestione. Il documento unico di programmazione ovviamente viene prima del piano esecutivo, ma come vi ho detto ieri lo spieghiamo dopo, perché è più facile partire in modo induttivo dal basso e comprendere al meglio tutte le cose che dobbiamo approfondire e capire. Allora, il documento unico di programmazione perché è stato chiamato così? L'abbiamo un po' intuito ieri, perché dentro questo documento ci sono tanti strumenti di programmazione che prima erano separati. Allora, probabilmente ci vorrebbe anche qui un corso molto lungo per parlare di tutto questo strumento. Io farò dei tagli scientifici e quello che a mio avviso è utile leggere di questo documento. Non che ci siano parti inutili, per carità, però se dovessi fare una scelta di economia di tempo, probabilmente mi focalizzerei su alcuni aspetti. Ma prima di entrare nel tema del documento unico di programmazione, bisogna anche dire un'altra cosa molto molto rilevante, che il documento unico di programmazione è importante perché oggi il bilancio è ancora più sintetico di prima. Non vado troppo nel tecnicismo, però diciamo che due riforme fa c'era un bilancio molto analitico, fatto per capitoli, come fosse oggi il piano esecutivo.
una riforma fa c'era già un bilancio più sintetico, oggi col 118 il bilancio è ancora più sintetico. Quindi si sono stati fatti due salti di livello nell'aggregare le cifre di bilancio. Questo che cosa comporta? Comporta da un lato che, dando cifre molto aggregate, si è voluto ribadire il ruolo di indirizzo strategico del Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio non deve andare nel dettaglio, e questa è una cosa molto mal digerita anche dai consigli, anche perché l'utente chiede a tutti di andare nel dettaglio. È molto difficile che l'utente abbia una visione strategica, è ovviamente molto più facile che l'utente veda il suo pezzettino, il suo bisogno, il servizio che gli interessa, la rotonda davanti a casa sua, il buco, o meglio la buca nella strada e quant'altro. E questo chiede spesso alla politica e anche ai consiglieri comunali, anche in grandi città. Io sono di Milano, ho assistito a qualche riunione di circoscrizione, i ragionamenti fatti sono sconcertanti. Vi faccio un esempio anche perché fa abbastanza sorridere. Mi ricordo appunto una di queste riunioni dove c'era comunque il vice sindaco Decorato, che è un politico famoso, credo anche a livello nazionale, che a Milano ha una sua forte visibilità. C'era il vice comandante della polizia locale, c'era il presidente della commissione sicurezza, consigliere sicurezza, che allora era Salvini. Quindi c'era anche un parterre politico di un certo rilievo e c'erano 400 cittadini tipo. Ecco, le domande erano: i rumeni rubano i pomodori negli orti degli anziani. Capite che Milano, che ha un'infiltrazione 'ndrangheta piuttosto significativa, che ha tutta una serie di problematiche, benché sia una città molto efficiente e quant'altro, il problema letto dal cittadino è il pomodoro negli orti comunali fatti per gli anziani. Se questo è il tenore dell'interlocuzione, siamo a posto. È chiaro che da un lato non sarà tutta così l'interlocuzione, non è che un consiglio di circoscrizione sia rappresentativo di tutti, però io ne ho fatti anche altri nella mia zona, su una rotonda da 1 milione di euro hanno parlato per settimane, sempre a livello molto banale. È chiaro che chi ha i bambini piccoli ha paura, vuole il semaforo, chi vuole andare via più veloce vuole la rotonda. Non serviva un'inclusione di cittadini per dire quello. Allora, il tema è sempre questo, cioè tutte le riforme dal 93, dall'elezione diretta del sindaco e dalla distinzione delle funzioni tra indirizzo e gestione, tra politici e tecnici, sono andate in una direzione che il cittadino ignora, perché non sa che esiste la distinzione delle funzioni e quindi al politico chiede la gestione. Lo vediamo anche nella comunicazione pubblica. Quindi diciamo che è una difficoltà oggettiva per i consiglieri comunali, hanno un documento di bilancio molto sintetico, perché il legislatore, al di là di quello che l'utente pensa e quello che il politico magari vorrebbe anche fare, cioè gestire direttamente a tutti i livelli, si fa fatica. E quindi, se non c'è, per essere chiari, il documento unico di programmazione, il bilancio non si capisce. Quindi per questo il vostro direttore ha detto: leggetevi il DUP, almeno per la parte che vi interessa più direttamente, perché se il DUP è fatto bene, chiaramente capisco meglio le poste di bilancio. Quindi possiamo dire questo: il documento unico di programmazione è importante, perché oggi con un bilancio ipersintetico ci fa capire meglio il bilancio. Se il DUP è uno strumento confuso, allora la cosa diventa un po' più difficile. Qual è il problema di fondo su questo tema? È che il principio contabile sul DUP non è per niente facilmente leggibile. Allora io cosa ho fatto? Qui purtroppo vi chiedo anche un atto di fede. Ho scremato le parti pesanti, complesse, a volte incoerenti e quant'altro. Se qualcuno è interessato a farsi del male e vuole approfondire questo tema, con l'ebook che vi spediamo nel materiale è tutto ben specificato, trattato nel dettaglio. E invece in questa fase andrei soltanto sulle cose utili, e come dire, il DUP è 500 pagine, io vi dico andate a vedere lì. Quindi andate subito in porta, tirare in porta e cercare di andare sulle cose che più vi possono essere utili. E quindi entriamo appunto da questo sorta di slogan, cioè il nuovo bilancio ha bisogno del DUP. E vi faccio un minimo di lettura, diciamo, del bilancio, molto velocemente, però utile a capire, perché uno dice, potrebbe anche dirmi: se tu stai dicendo che il nuovo bilancio
ha bisogno del loop per essere compreso, ma non l'ho capito perché o non me l'hai spiegato bene. Allora proviamo a capire perché il nuovo bilancio ha bisogno del loop prima di vedere come è fatto il loop stesso. Allora, chiaramente qui dobbiamo un po' semplificare, però neanche tanto. Cioè, andiamo a vedere sostanzialmente come è strutturato il bilancio per la parte spesa. I bilanci pubblici, quelli in contabilità finanziaria, hanno sempre una duplice lettura, una per destinazione della spesa, dove vanno a finire i soldi, e una per natura della spesa, che tipo di soldi sono. Quindi, dove vanno a finire i soldi vuol dire sto spendendo per le strade, sto spendendo per il sociale, sto spendendo per la cultura o sto spendendo per gli affari generali. Che tipo di soldi sono vuol dire è spesa corrente, è spesa in conto capitale, è tra la spesa corrente, è spesa di personale o sono contributi. Quindi c'è sempre questa doppia lettura che poi si può incrociare a matrice. Dal lato tecnico, io poi ovviamente non vi conosco, magari per voi queste cose sono scontate, però la lettura del bilancio non è mai così semplice. Chi la conosce bene abbia 5 minuti di pazienza, magari per chi è meno pratico gli può essere anche abbastanza utile. Allora, dicevo, la modalità tecnica di rappresentare la destinazione viene chiamata bilancio per missioni e programmi. Anche il loop, poi lo vedremo, si articola per missioni e programmi. La modalità tecnica per rappresentare la natura della spesa si chiama titoli di spesa e macro aggregati di spesa. Per capirlo bene, direi facciamo degli esempi. Allora, le missioni e i programmi, o meglio, le missioni sono un'articolazione della macro destinazione della spesa. Questo disegno praticamente vuole raffigurare una sorta di torta, e questa torta nel suo complesso è il bilancio. Allora, dalla missione 1 alla missione 99, poi ci sono molti salti nella numerazione, quindi non sono così tante le missioni. Ad esempio, noi abbiamo la missione 12, che è la fetta della torta del bilancio che riguarda i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia. Quindi, per dirle in modo molto semplice, fatto 100, il totale della spesa di bilancio, io questo 100 lo posso articolare per macro fette, che sono le missioni, quindi per macro destinazioni della spesa, e una di queste è proprio diritti sociali, politiche sociali e famiglie. Ma queste macro fette sono proprio macro, poi su un bilancio gigantesco come quello del Comune di Genova, ovviamente la missione 12 sarà una quantità di denaro molto molto significativa, questo è chiaro. Questo è, tanto per darvi l'idea, l'elenco di tutte le missioni di bilancio potenzialmente attivabili e quindi potenzialmente finanziabili. Vedete, si va da servizi istituzionali generali e di gestione, a ordine pubblico dove c'è la polizia locale, istruzione, la cultura, le politiche giovanili, sport e tempo libero, il turismo, l'assetto del territorio, lo sviluppo sostenibile, i trasporti, il soccorso civile, dove di solito c'è la protezione civile, e poi vedete i nostri diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Quindi diciamo, prima ve l'ho rappresentata in forma grafica come una grande torta, qui ve la rappresento con proprio l'elenco di tutte le missioni di bilancio, e quindi se io non ho mai visto un bilancio pubblico, in questo modo dico, bene, fatto 100 il mio bilancio, queste sono le missioni, quindi la macro destinazione, e posso vedere 100 spacchettato in più numeri. Andando avanti poi uno dice, ma la fetta missione 12 è una fetta enorme, io ho bisogno di tagliare fette più piccole per capire cosa c'è dentro. Allora, nella missione 12 ci sono 9 programmi che potremmo dire sono micro aggregati di destinazione di spesa che mi scompongono la fetta missione 12 in maniera un po' più dettagliata. In particolare c'è il programma 9, che è il nostro servizio necroscopico e cimiteriale. E questo dovrei anche aver messo, esatto, l'elenco totale dei programmi, quindi se io voglio vedere bene cosa c'è dentro, diritti sociali, politiche sociali e famiglie, mi accorgo che ci sono come programmi i servizi per l'infanzia e i minori, ci sono gli interventi per la disabilità, gli anziani, i soggetti a rischio esclusione, gli interventi per le famiglie, il diritto alla casa, tutta la programmazione, il governo delle reti di servizi sociosanitari, qui spesso c'è tutto quello che riguarda i piani di zona,
la cooperazione e l'associativismo e alla fine il nostro servizio necroscopico cimiteriale. Quindi questo cosa ci fa capire? Che tutto sommato il nostro bilancio si articola in macrofette che vengono chiamate missioni e ognuna di queste macrofette si può tagliare in fette un po' più piccole, sempre di destinazione, che vengono chiamati programmi di bilancio. Il nome può essere bello o meno bello. Un paio di riforme contabili fa le missioni si chiamavano sezioni di bilancio e i programmi si chiamavano rubriche di bilancio, era una terminologia un po' più contabile, ma il concetto è sempre questo, cioè le fette più grandi e delle fette più piccole che l'articolo. È chiaro che può essere interessante capire il Comune di Genova rispetto a tutto il sociale, quanto spende per i minori nidi, rispetto ai disabili, rispetto agli anziani. Inizio a capire una destinazione un po' più di dettaglio. Allora, perché è molto importante questo? Perché da un lato le missioni e i programmi si appoggiano agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria, dall'altro però, sempre sulle missioni e i programmi, che sono queste e sono uguali per tutti i comuni, si appoggiano gli obiettivi del DUP. Ed è per questo che partiamo dall'articolazione del bilancio per spiegare il DUP, perché l'articolazione di missioni e programmi è un'articolazione comune tra DUP e i suoi obiettivi e bilancio e i suoi stanziamenti. Quindi questo, diciamo, chiude il ragionamento che riguarda la destinazione della spesa nel bilancio. Il bilancio però è fatto anche per natura, quindi il bilancio ha dei titoli, ad esempio le spese correnti, le spese in conto capitale, e poi le spese si spacchettano in macroaggregati. Per esempio abbiamo i redditi del lavoro dipendenti, 1.1, 1.4 i trasferimenti correnti, 1.5 gli interessi passivi, sul conto capitale abbiamo gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti e quant'altro. Quindi una natura macro, quindi che tipo di soldi sono per titoli, e una natura più micro, i macroaggregati. Che cosa succede? E questo credo possa essere uno schema utile per riassumere. Che cosa vede il consigliere comunale quando approva il bilancio? Dice, ah bene, per la missione 12 ho questi programmi, concentriamoci sul nostro programma 9 segnalato con la freccia rossa. La missione 12 sul servizio microscopico cimiteriale, che è il programma 9, va a destinare dei soldi e vede, diciamo, i titoli, che sono quelli con la barra verde e in azzurro il totale del titolo, e i macroaggregati. Però spieghiamo molto bene questa cosa. Il consigliere comunale, quando approva il bilancio, approva unicamente, per quanto riguarda ad esempio la missione 12 e il programma 9, i 235 euro, chiaramente è una cifra a caso, sul titolo 1 complessivi e i 350 sul titolo 2, per un totale di 585. Quindi cosa fa il consigliere comunale? Vota il bilancio, ma dice, votando il bilancio, stanzio per il servizio necroscopico cimiteriale, programma 9, 235 di spesa corrente e 350 di spesa in conto capitale. La giunta invece andrà lei nei macroaggregati. Le variazioni sui macroaggregati sono di giunta. Questo vuol dire sostanzialmente che, pensatela adesso, già i cimiteri a Genova credo sia una cosa rilevante, ma pensate ai nidi. Pensate ai disabili, pensate agli anziani. C'è un consigliere comunale su un programma macro come gli anziani, dice questo è il totale della spesa corrente, questo è il totale della spesa in conto capitale, e si ferma lì. Non si capisce niente di cosa c'è dentro. Diciamo, due riforme fa, con la DPR 421-79, un consigliere, ad esempio, sugli anziani avrebbe visto anche un capitolo chiamato contributo all'associazione anziani X per 150 euro, cioè si sarebbe spinto a questo livello di dettaglio. Io avevo fatto un'analisi tanti anni fa del bilancio del Comune di Milano, che è un ente non proprio piccolissimo, e c'erano centinaia e centinaia di capitoli, allora in lire, sotto le 500.000 lire. Quindi si andava a frammentare e polverizzare il bilancio in modo enorme. Ovviamente la logica di allora era che il Consiglio avesse comunque in qualche modo un ruolo gestionale. Oggi sostanzialmente il Consiglio vede soltanto il programma e vede l'importo sui singoli titoli. E quindi va
a votare 235 euro, diciamo così, sulle spese correnti del servizio necroscopico e cimiteriale e 350 euro degli investimenti sempre sul servizio necroscopico e cimiteriale. Quindi questo chiaramente è un elemento assolutamente delicato, importante, che ci fa capire che o io gli spiego da qualche parte che cosa ci faccio con i 235 euro di titolo 1 sul servizio necroscopico e cimiteriale e con i 350 in conto capitale, o il consiglio diventa un votificio. Alza la mano la maggioranza perché è maggioranza, vota contrario la minoranza perché è minoranza, ma non si capisce assolutamente nulla di quello che sta scritto. Quindi il bilancio da solo, adesso ve l'ho dimostrato con un minimo, diciamo, di tecnicalità contabile, il bilancio da solo porta delle poste aggregatissime che non sono comprensibili. Ha bisogno del DUP e della parte che malamente viene chiamata descrittiva per spiegare cosa ci faccio con quei soldi così aggregati. Ecco, spero di essere stato chiaro. Qui magari se mi mandate qualche feedback con la chat, perché la parte contabile è sempre la più ostica, se sono stato chiaro, perché altrimenti volentieri approfondisco. Vi lascio qualche secondo almeno da avere un feedback, perché vi assicuro che non vedere le facce per quando uno tenta di spiegare bene le cose è frustrante non poco. Ok, vedo un feedback positivo per fortuna. Intanto anche vi dico che questa tabella fatta così nel bilancio non c'è, cioè il bilancio è scritto, dice queste cose, ma le scrive in maniera meno evidente. Quindi è davvero difficile per i consiglieri lavorare in questa quest'ottica se non c'è il loop. Ok, fa piacere anche di questo commento. Sono finezze che non sapevo, mi è piaciuto molto. E perché allora non è probabilmente la sede. Sarebbe bello farvi vedere bene cosa cambia tra il DPR 421 del 79, il decreto 7795 e la nuova riforma. Perché uno dice cambiano i numeri della contabilità. No, no, è stravolto il ruolo del Consiglio completamente. Infatti per chi tutto sommato è un po' da più anni magari, o comunque se non al Comune di Genova, in altri comuni, sa benissimo che i consiglieri piano piano sono stati espropriati di ruolo gestionale, come del resto la Giunta, e aggregare i dati contabili sono dati assolutamente difficili da governare senza un documento di programmazione. Ecco, grazie dei feedback, così a me sono un po' più tranquillo. Questo però per non farvi fare un atto di fede sul fatto che il DUP è fondamentale. Capite che dati così stretti da soli non bastano. E quindi c'è bisogno del DUP. E allora proviamo a dire sostanzialmente il DUP che finalità ha e che contenuto ha. Allora, il DUP per il principio contabile si deve articolare in due cose, quelle che qui ho chiamato SES e SEO, la sezione strategica e la sezione operativa. Sono due sezioni e poi la sezione operativa si articola a sua volta in una parte prima e parte seconda. Vi dico, io vi sconsiglio di leggere il principio contabile per quanto riguarda il DUP, perché è veramente complicato, secondo me. Però se qualcuno vuole lo può fare. Se poi vuole, ripeto, farsi ancora più del male, si legge anche il book che ne fa un'analisi abbastanza critica. Diciamo che la sezione strategica, lo vedremo tra poco, è di portata quinquennale. La sezione operativa è di portata triennale. Adesso la dico molto brutale, poi però ve la spiego un po' meglio. Come vi dicevo l'altro giorno, probabilmente se ci fosse solo la sezione operativa triennale sarebbe meglio. E comunque se io dovessi fare una scelta di economia di tempo, andare a leggere la sezione operativa per quanto riguarda gli obiettivi operativi dei programmi è la cosa più utile per poi capire cosa c'è scritto nel PEG. Quindi fatto 500, 300, 700, che ne so, le pagine del DUP, io andrei subito scorrendo l'indice a prendere la sezione operativa, obiettivi operativi dei programmi, perché lì ci sono gli obiettivi triennali. E peraltro su questi obiettivi triennali ci sono i soldi del bilancio e quindi sono cose concretizzabili. E poi perché da questi obiettivi operativi triennali del DUP devono discendere gli obiettivi esecutivi del PEG. E quindi c'è una filiera che ha un senso. Non che gli obiettivi strategici del DUP siano
meno importanti, però vedendo la prassi spesso insomma sono fatti in modo un po' faticoso, non sempre chiarissimo, poi magari alcuni enti sono fatti benissimo, però diciamo dovendo fare una scelta proprio di economia di tempo, poi se ho tempo mi leggo anche gli obiettivi strategici, però diciamo questa è solo una slide di accompagnamento a quello che poi andremo a vedere. Allora, come vi dicevo, il bilancio è molto sintetico, ha bisogno di un documento che lo spieghi e spieghi bene il contenuto delle poste contabili. Questo è un concetto che c'è proprio importante. Allora, il DUP, a differenza della vecchia relazione previsionale programmatica, che era un documento strategico triennale, per chi c'era prima del 2015 sa che cos'è, comunque diciamo che la vecchia relazione previsionale programmatica è di fatto la sezione operativa del DUP di oggi, solo che la relazione previsionale programmatica allora era un allegato al bilancio. Oggi il DUP non è un allegato al bilancio, ma è un presupposto indispensabile per il bilancio, di fatto e di diritto. Di fatto perché? Di fatto l'abbiamo capito, i dati di bilancio sono ultra sintetici, senza il DUP io non ci capisco dentro niente. Ma perché poi l'articolo 170,5 ci dice una cosa precisa, il documento unico di programmazione è atto, e atto è chiaro cosa significa, presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio. Questo viene poi spiegato bene in una FAQ, la FAQ numero 10 di Arconet, che ti dice una cosa molto precisa, ti dice in sede di approvazione di DUP e di bilancio tu puoi fare così, puoi approvare in una seduta consigliare il DUP e in un'altra seduta consigliare il bilancio, in quest'ordine. Non puoi assolutamente fare il contrario, non puoi approvare prima il bilancio e dopo il DUP. Oppure puoi approvare nella stessa seduta il DUP e il bilancio, ma all'ordine del giorno devi mettere prima il DUP e poi il bilancio. Quindi il fatto di chiamarlo atto presupposto viene specificato nella FAQ 10 di Arconet, chiarendo anche la discursus concettuale o temporale all'interno della delibera di approvazione consigliare. Questo è molto rilevante, perché chiaramente non essendo più un allegato ha una valenza più importante, e essendo un atto presupposto va approvato prima, che non vuol dire in un giorno diverso per forza, ma vuol dire anche soltanto a un punto dell'ordine del giorno precedente al bilancio di previsione. Questo è assolutamente importante. Chi ha praticato negli anni la relazione previsionale programmatica sa quanto poco contasse purtroppo e come allegato andasse via liscio. Non che il DUP sia sempre così letto, interpretato positivamente, fatto bene e quant'altro, però almeno a livello normativo ci è voluto tantissimo tempo, però diciamo che è diventato un atto presupposto indispensabile. Quindi per questo diciamo il legislatore insomma ha capito e ha scritto bene le cose. E come vi dicevo, per i comuni sopra 5.000, Genova è un filino sopra 5.000, l'ho messo perché comunque il DUP viene fatto una versione per i comuni sotto i 2.000, una versione per i comuni da 2.000 a 5.000 e poi per i comuni sopra i 5.000 nella versione più completa, diciamo. Il DUP, vi dicevo, si compone in una sezione strategica e una sezione operativa, come vi ho detto prima. Andiamo a vedere cosa c'è nella sezione strategica. Allora, nella sezione strategica, per ogni missione di bilancio ci sono gli obiettivi strategici che io devo realizzare entro la fine del mandato. Allora, questi obiettivi strategici, a mio avviso, devono essere strettamente correlati con gli obiettivi del programma di mandato del sindaco. Però c'è proprio un'architettura che è esattamente quella del bilancio nel DUP. Cioè io ho, abbiamo visto la nostra missione 12, uso sempre questa per continuità, dentro avrò uno o più obiettivo strategico di questa missione 12. Quindi nel bilancio ho i soldi della missione 12, nel DUP ho uno o più obiettivi strategici quinquennali relativi alla missione 12. Quindi la sezione strategica ha dentro gli obiettivi strategici. Ancora, la sezione operativa triennale invece si collega ai programmi che articolano le missioni, e nei programmi ci sono uno o più obiettivi operativi triennali. Per chi c'era da un po' di anni in un comune, questi obiettivi operativi sono le finalità dei programmi della relazione previsionale programmatica, in particolare della scheda 3.4 del DPR 32698, ma questo lo dico solo per chi c'era già. Non è
che si siano inventati chissà cosa con l'armonizzazione, hanno detto che ci sono gli obiettivi operativi triennali collegati ai programmi. Perché questi sono molto importanti? Perché i soldi sul quinquennio non ci sono, quindi non ci sono soldi agganciati alla sezione strategica perché il bilancio è triennale, ma i soldi sul triennio ci sono e quindi gli obiettivi operativi in un qualche modo spiegano gli stanziamenti triennali sui programmi di spesa di bilancio. E quindi il cuore del DUP è sicuramente la sezione operativa con i suoi obiettivi operativi e con i suoi stanziamenti legati ai programmi che compongono sostanzialmente la parte della sezione operativa. Quindi, in sintesi, questo diciamo è quello che possiamo dire. Forse, e poi un'altra cosa importante che va detta nella sezione operativa, nella parte 1 ci sono gli obiettivi operativi, nella parte 2 c'è tutta la programmazione settoriale, che per il 118 era piano delle opere pubbliche, piano delle assunzioni, piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio, e in più adesso ci mettiamo dentro anche il piano biennale di approvvigionamento beni e servizi. Quindi ci sono tre piani triennali e questo piano biennale. E comunque la logica è dire incorporiamo il più possibile la programmazione settoriale armonizzandola anche in chiave di tempi rispetto a quelli del DUP e a quelli invece dei tempi stabiliti dalle singole normative delle opere, del personale, del patrimonio e quant'altro. Questo è, se vogliamo, se mi permettete una piccola nota di ruolo sempre, anche interessante per un motivo. Adesso onestamente non so come facesse il Comune di Genova, ma la stragrande maggioranza dei comuni il piano dell'assunzione del personale lo portava di giunta dicendo che comunque i soldi stavano nel bilancio, quindi il consiglio questa cosa la vedeva, però vedeva dei numeri molto aggregati. Il piano dell'assunzione è triennale, io faccio fatica a pensare che un piano triennale, per quel che dice il testo unico, no? Che i consigli devono avere la deliberazione sui piani e programmi, che un piano triennale non sia di consiglio, e invece adesso col fatto che questo piano è entrato nel DUP tutti lo devono far approvare di consiglio, quindi per assurdo, forse quasi involontariamente, il DUP ha permesso di far passare in consiglio il piano di assunzioni che tutto sommato spiega poste contabili molto importanti come quelle delle spese del personale. Quindi è interessante vedere come a volte mettere a posto la contabilità in realtà metta a posto una prassi di rispetto dei ruoli. Poi magari qualcuno di voi che si intende di anticorruzione mi dirà vabbè, ma anche il piano anticorruzione va in giunta perché l'ANCI ci ha detto di portarlo in giunta. Certo, l'ANCI ci ha detto di portarlo in giunta, io ho moltissimi dubbi sul fatto che un piano così metapiano come quello anticorruzione sia corretto sottrarlo al consiglio, e infatti l'ANAC ci ha messo una pezza dicendo che sì, però in consiglio bisogna portare i principi generali del piano anticorruzione, però qui andremo fuori tema, è sempre un problema di potere, di forza contrattuale e anche di conoscenza delle norme da parte dei consiglieri che magari ti chiedono delle minuzie ma poi perdono di vista alcuni atti fondamentali che dovrebbero approvare, ovviamente non tutti, però mi rendo conto che un consigliere anche con 10 lauree ma inesperto di amministrazione pubblica fa fatica a muoversi nel nostro ginepraio, lo sappiamo benissimo. Io stesso mi occupo da 33 anni di contabilità, però non mi sono mai occupato di tributi, io di tributi non so nulla, quindi non è un problema che noi siamo intelligenti e gli altri no, è un problema che la materia è veramente complessa da questo punto di vista. Quindi, ecco, dicevo, la sezione operativa quindi si organizza così, cioè mi mette gli obiettivi operativi dei programmi e mi dà questi importantissimi allegati, tra virgolette, della programmazione settoriale. E provo a riassumere perché questo potrebbe aiutare una vista sinottica. Sezione strategica ha un arco temporale di mandato, sezione strategica si articola in missioni, nelle missioni ci sono gli obiettivi strategici. La sezione operativa ha un arco temporale triennale, la sezione operativa si articola in programmi e gli obiettivi che stanno nella sezione operativa sono obiettivi operativi. Questo lo posso leggere in verticale e quindi dall'alto verso il basso e capisco tutto, diciamo, il contenuto della sezione strategica e della sezione operativa, ma la posso anche leggere in orizzontale. Dico l'arco temporale è di mandato e poi triennale, l'articolazione del DUP è prima per missioni e poi per programmi. Gli obiettivi sono prima strategici che poi si scompongono in obiettivi operativi.
questo è un tentativo di fare sintesi in un principio contabile molto molto lungo e articolato, e anche in un documento che è anch'esso molto molto lungo e articolato, ma la chiave di lettura sostanzialmente è questa. E qui adesso arriviamo a farvi qualche esempio. Io dico questo, questo è uno schema che vuole essere uno schema rappresentativo per chi come me è un visivo e forse un pochino aiutato da questo. Gli obiettivi strategici dovrebbero avere il massimo grado di sinteticità e di generalità. Gli obiettivi operativi possono essere un po' meno generali e un po' meno sintetici. In basso a sinistra di questo grafico ci metterei gli obiettivi esecutivi di PEG, che invece sono specifici, come dice il 5,2, e anche abbastanza analitici perché vado a spacchettarli in fasi, tempi e quant'altro. Una cosa però voglio dirvi, cioè generale non vuol dire generico, perché generico è una cosa che non ha un significato preciso. Generale è una cosa che dà una lettura alta, strategica dei fenomeni. Guarda, vi faccio un esempio sulla pelle di tutti noi. Io poi sono lombardo, l'ho subita anche molto peggio di voi l'emergenza Covid, credo. Allora, una grossa discussione che si è fatta da noi in regione è se aveva senso quello che è stato fatto, cioè il grande investimento in strutture ospedaliere, piuttosto che invece investire più sull'assistenza anche sanitaria territoriale. Allora, questo tipo di ragionamento è chiaramente un ragionamento generale. Non sto dicendo apro questo reparto lì, non sto dicendo apro un ambulatorio, non sto dicendo faccio l'integrazione tra sanità e sociale, cioè faccio un discorso ampio, però è un discorso fondante di approccio all'assistenza sanitaria. Non do nessun giudizio su cosa è meglio, cosa è peggio, dico solo che questo è un discorso ampio. Allo stesso modo, gli anziani li metto tutti in casa di riposo in ospedale o li tengo il più possibile al domicilio sul loro territorio? E il domicilio cos'è? La casa o il territorio? Se è la casa li tengo in casa, se è il territorio sviluppo anche in centri anziani, sviluppo altre iniziative sul territorio per non tenerli solo a casa. Questi ragionamenti sono ragionamenti ampi, però non sono ragionamenti generici. Hanno un'utenza, uno stakeholder di riferimento molto preciso. Hanno dietro ragionamenti di approccio ai servizi molto precisi. E quindi il tema è migliorare la qualità dei servizi è generico, ma quello che vi ho detto fino adesso è un tema generale di carattere strategico. Andate a vedere le mission delle grandi imprese, viene in mente una delle tre indicatori della mission generale della Hewlett Packard è le emissioni di CO2 al 2050. Questo è chiaro che è una cosa generale, poi come ci arrivo lo vediamo, però non, è tutto fuorché generico, addirittura c'è scritto il tasso di emissioni previsto al 2050. Quindi questo secondo me è uno sforzo importante. Qual è il tema? È chiaro che per scrivere obiettivi strategici operativi generali e sintetici bisogna avere una visione politica alta e una capacità di sintesi notevole. Dopodiché lo so anch'io che i voti li prendo se tappo la buca, però bisogna essere capaci di fare due cose, di fare strategia e di tappare le buche. Perché la comunicazione politica oggi è tutto su elementi puntuali, perché questo è quello che capisce mediamente il cittadino, è quello che viene veicolato sul social, e io non posso chiedere a un'amministrazione di non farlo, perché la comunicazione politica oggi è questa cosa, benissimo. Però poi c'è anche la politica, io so che il vostro sindaco ha tre macro obiettivi in testa, io non lo conosco, non l'ho mai visto, però mi hanno raccontato che appunto tre obiettivi precisi in testa per la città di Genova, ecco, quelli sicuramente io li vedo, per come me li hanno raccontati, degli obiettivi generali sintetici, ma tutt'altro che generici. Quindi quella è, diciamo, la logica di scrittura del DUP. È chiaro che qui l'eccesso di pragmatismo porta a scrivere nel DUP cose che dovrebbero stare nel PEG o magari neanche nel PEG. Questo è molto grave perché fa entrare il Consiglio Comunale nella gestione. Se io gli dico che voglio dipingere di azzurro le pareti dell'asilo nido numero 3, questo non è una cosa che devo scrivere né tra gli obiettivi strategici né tra gli obiettivi operativi. Probabilmente non lo devo scrivere così neanche troppo nel piano esecutivo, perché poi i colori verranno decisi secondo una logica magari di cromoterapia o che ne so, e che comunque è un fatto molto tecnico, che ci può entrare anche l'assessore, per carità, però entra in un capitolato di un appalto di chi magari deve fare
una ristrutturazione o quant'altro. Però ecco, questo mix è importante, no? Tra sinteticità e generalità. E vi ho portato, come al solito, degli esempi. Questi sono esempi veri, quindi alcuni magari sono convincenti, altri sono meno convincenti. Proviamo a vedere. Allora, sui diritti sociali, politiche sociali e famiglie ho preso questo: mantenere il benessere e la coesione sociale fornendo risposte concrete alle esigenze e al bisogno dei cittadini, rafforzando l'integrazione con la rete delle istituzioni e dei soggetti che operano sul territorio. E poi ancora favorire e sviluppare tutte le possibili forme di partecipazione. Per le politiche giovanili, sport e tempo libero viene scritto valorizzare lo sport e il tempo libero come leve per rafforzare l'identità della comunità e la vita di relazione. Proviamo a commentarle molto brevemente. Partiamo da questo secondo. Questo secondo come obiettivo strategico secondo me non è male, perché ho in mente qual è l'ente. Il tema di rafforzare l'identità della comunità è un tema rilevante per favorire anche l'integrazione con famiglie di prima, seconda generazione di immigrati, e questo comune ha fatto molto, diciamo, sulle politiche giovanili, sport e tempo libero per appunto creare inclusione, per creare conoscenza reciproca, quindi diminuzione della diffidenza e quant'altro. Quindi dietro questa parola, questa breve frase, c'è tutto un percorso che poi viene reso operativo con il piano esecutivo, con tutte le azioni costanti quotidiane fatte dagli operatori. E la vita di relazione, questo va bene perché io qui si sta dicendo che lo sport ha, al di là della performance sportiva, anche una valenza sociale, di relazione, di crescita, di trasmissione di valori positivi e quant'altro. Questo potrebbe essere un buon obiettivo strategico. Naturalmente questo obiettivo era fatto su un comune molto lontano dalle vostre dimensioni, però diciamo è comunque generale, è comunque sintetico, non è generico per le cose che vi ho spiegato. Un po' più generico che generale è l'incipit in quello sul sociale, perché mantenere il benessere e la coesione sociale, cioè cosa scrivo? Sviluppare il malessere, cioè è un po' scontato. Mi sembra più interessante quando invece ci viene fatto l'affondo sul rafforzo dell'integrazione con la rete delle istituzioni, e quindi lavorare sui servizi di rete è certamente un tema strategico, poi mi dimostri che l'hai fatto e mi dici come l'hai fatto ovviamente, e anche favorire le forme di partecipazione, anche questo può avere sicuramente un senso. Sono due esempi, ripeto, non sono due esempi finti e quindi hanno dei punti di forza e debolezza, ma sono due esempi di come alcuni comuni hanno interpretato gli obiettivi strategici del DUP. E poi ho provato a portarvi anche qualche obiettivo operativo legato sempre alla missione 12 e che va a definire in modo un pochino più concreto appunto quello che io voglio portare a casa rispetto ai programmi della missione 12. Sull'infanzia qui viene scritto riqualificare il servizio offerto dall'asilo nido comunale e ampliare il numero di posti disponibili per far fronte alle crescenti richieste della cittadinanza. Questo è un obiettivo un po' borderline, nel senso che potrebbe anche essere un obiettivo vicino a quello che scriverei nel piano esecutivo, però potrebbe essere interessante se, a differenza di questo comune che è un solo nido, avessi tanti asili nido, e allora potrei dire riqualificare i servizi offerti dai nidi comunali ampliando il numero di posti disponibili. Questo allora potrebbe starci. Poi nel piano esecutivo vado più nel dettaglio e dire da dove comincio, quali sono i nidi, quali sono il sistema di offerta rinnovato e quant'altro. Così è un obiettivo che assomiglia anche un po' tanto al PEG. Nel PEG probabilmente metterò solo qualche quantificazione temporale di numerosità. Però per carità è già uno sforzo di chiarezza sicuramente utile e gradito sicuramente ai consiglieri, perché più vado nell'operativo più il consigliere, o meglio più vado nel concreto basso più il consigliere spesso è contento, per cui non è un problema di rapporto col consiglio, è un problema di pulizia concettuale tra i documenti. Sulla disabilità c'è scritto rafforzare le politiche integrate di sostegno alle persone con disabilità valorizzando esperienze già attivi sul territorio. Questo che sembra magari un po' banale in realtà dietro ha un concetto molto chiaro. Qui non c'erano soldi e quindi la valorizzazione di ciò che esiste è importante, e il moltiplicatore dei soldi che non ci sono è l'integrazione delle politiche, quindi dire sicuramente ci lavora il sociale, ma ci lavora con le scuole, ci lavora con lo sport, e quindi cercare di fare sintesi e integrazione. Allora in quell'ente da cui ho preso questo esempio tutto questo ha un senso ed è un discreto, secondo me, obiettivo
operativo. Sugli anziani, qui viene detto sostenere le politiche per la cittadinanza attiva e la socializzazione degli anziani, garantendo la continuità dei progetti in essere, anche qui si capisce che non ci sono soldi nuovi, però questo è un buon obiettivo di DUP, perché io comunque parlo di anziano che non lo tengo in casa, lo faccio socializzare e gli do un ruolo attivo. Poi come vediamo che farà l'anziano vigile, piuttosto che, non so, c'è un ente che fa fare corsi di formazione a computer agli anziani, poi gli anziani insegnano ad altri anziani, cioè posso trovare tante modalità, quelle poi le andrò a scrivere nel piano esecutivo, per carità, però qua come obiettivo operativo secondo me ci siamo piuttosto bene. E poi ce n'è uno, migliorare la gestione e funzionamento dell'RSA in collaborazione con l'azienda speciale consortile, sperimentando un nuovo modello organizzativo gestionale. Questo secondo me è corretto dirlo, perché è una cosa molto alta, molto impegnativa, importante, come poi lo vedremo nel piano esecutivo. Ecco, abbiamo visto in buona sostanza qualche esempio di quelli che possono essere obiettivi strategici di DUP e qualche esempio di quelli che possono essere obiettivi operativi di DUP, tanto per avere un'idea un po' più pratica di cosa ci potrebbe essere in questo documento. Riassumendo, quindi, vi faccio un altro schema sinottico che potrebbe aiutarvi, anche perché così non c'è nel principio contabile, neanche ovviamente nella legge. La missione 12 ha i suoi obiettivi strategici, la missione 12 si articola in programmi, i programmi hanno dentro gli obiettivi operativi e nei DUP fatti benissimo hanno dentro anche le risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al programma e motivano le scelte del programma. Qui spendo 30 secondi, non si motivano le scelte gestionali, che sono un fatto tecnico, si motivano le scelte politiche, ci dico io ho messo questo obiettivo operativo perché c'è questo bisogno. La motivazione delle scelte è una motivazione di scelta politica. Questo è importante dirlo perché? Perché spesso il DUP è scritto dai dirigenti, non dagli assessori, è normale questo, però il dirigente deve fare uno sforzo di togliersi il cappello manageriale e col cappello manageriale spiegherebbe al consiglio le scelte gestionali e farebbe entrare il consiglio nel gestionale, anche troppo. Invece qui deve mettersi il cappello del politico, scrivere come fosse l'assessore e dire questa cosa la facciamo perché io questo bisogno lo ritengo rilevante e questo bisogno lo voglio soddisfare. Quindi questo è un pochino il tema importante da dire e da approfondire. Chiudo con l'ultima slide di fatto sul percorso di approvazione, così poi facciamo la pausa, abbiamo fatto la nostra ora e mezza, ci stiamo stati dentro a filo. Questo è importante, fa un po' sintesi delle cose che abbiamo detto. Dicevamo l'altra volta che c'è una filiera integrata tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Vedete infatti che a livello di tempistica lo Stato fa il documento di economia e finanza entro il 10 aprile dell'anno precedente, le regioni fanno il DEF entro il 30 giugno dell'anno precedente, gli enti locali fanno il DUP entro il 31 luglio dell'anno precedente. Quindi diciamo che entro il 31 luglio dell'anno io faccio il DUP dell'anno dopo, quindi parto molto molto in anticipo. Poi entro il 27-10 dell'anno precedente c'è la nota, anzi scusate, entro il 27-9 c'è la nota di aggiornamento del DEF a livello di Stato, entro il 27-10 c'è la nota di aggiornamento del DEF regionale e entro il 15-11 c'è la nota di aggiornamento del DUP e la predisposizione dello schema di bilancio. Che cos'è la nota di aggiornamento? Nient'altro che una variazione del DUP, perché sono passati alcuni mesi, potrei aver cambiato delle cose, soprattutto somigli i numeri del bilancio. Dopodiché, se rispetto i tempi, entro il 31-12 approvo il DUP e il bilancio. Perché ho messo il DUP tra parentesi? Perché è curioso come la normativa si sia dimenticato di citarlo. Quindi da un lato dice che è atto presupposto e poi si dimentica di citarlo nei tempi di approvazione. Però è assolutamente così, prima il DUP e poi il bilancio. Quindi questa è la filiera di tempistica che ci fa capire come in teoria il comune sa cosa ha detto il documento di economia e finanza, sa cosa ha detto il documento di economia e finanza regionale e quindi dovrebbe riuscire a scrivere il suo DUP e il suo bilancio tenendo conto di tutti i vincoli di finanza pubblica. Ecco, questo un po' per chiudere. Adesso direi facciamo la meritata pausa e poi facciamo un affondo sul programma di mandato e chiudiamo la nostra giornata di oggi con qualche cenno importante sui sistemi di valutazione. Direi